Buongiorno a tutti, oggi parliamo di un importante evento che si è svolto alla Fondazione MAH. Si tratta della prima rassegna nazionale dei vini resistenti, un'iniziativa che ha raccolto una grande adesione da parte del mondo vitivinicolo nazionale con 95 etichette in gara e 53 aziende partecipanti. L'importanza di questa iniziativa ce la illustra il dirigente del Centro Ricerca e Innovazione, professor Mario Pezzotti. Piante resistenti sono la risposta del miglioramento genetico alla viticoltura attuale, che deve diventare una viticoltura sostenibile. Solo attraverso l'innovazione genetica è possibile dotare le piante di viti vinifere che non sono resistenti di quei tratti di resistenza ai parassiti che distruggono il prodotto vitivinicolo. Valore enologico è tutto da dimostrare, e per questo la rassegna ha il suo valore e l'obiettivo è quello di arrivare in futuro a ottenere del vino enologicamente interessante per un consumatore che sia prodotto da viti resistenti. Il 18 novembre si è svolta dunque la rassegna a cura di una qualificata commissione che ha degustato e valutato i vini in gara, mentre il 2 dicembre si terrà il seminario tecnico-scientifico e la cerimonia di premiazione. Perché questo evento e dettagli ce li illustra Marco Stefanini del Centro Ricerca e Innovazione. La Fondazione MAH si è impegnata negli anni a sviluppare quelle che sono le linee della nuova viticoltura per renderla più sostenibile. Da alcuni lustri si sviluppa un piano di miglioramento genetico per ottenere varietà che manifestano una resistenza ai principali patologie fungine della vite, come la peronospora e l'oidio. La Fondazione, essendo coinvolta in questa attività di ricerca, desidera che chi utilizza queste nuove varietà possa avere un adeguato sviluppo del mercato e far conoscere questo tipo di prodotto. Alla sua prima edizione questa iniziativa ha raccolto una grande adesione del mondo vitivinicolo nazionale. Forniamo ora qualche numero. La prima rassegna dei vini Piwi ha raccolto un importante numero di adesioni. Abbiamo in degustazione 95 vini e 53 aziende. Questo ci fa ben sperare e ci fa pensare che questa manifestazione debba avere un proseguo. In diretta streaming sul canale YouTube della Fondazione MAH, il 2 dicembre si terrà la cerimonia di premiazione. Il 2 dicembre ci sarà un momento particolare di carattere scientifico. Ci sarà il presidente dell'OIVE, professor Luigi Moio, il professor Scienza, il professor Mattivi, che svilupperanno quelle che sono le fondamenta per una viticoltura e un'enologia sostenibile. A seguire ci sarà la manifestazione di premiazione dei migliori prodotti che stiamo degustando durante la rassegna. Ed ora spazio ai nostri esperti per le consuete rubriche. Oggi c'è Mario Tonon con il punto vino. Buongiorno a tutti. Oggi parliamo dell'ultimo vino nato alla Fondazione MAH. Rosa Forte. Rosa perché deriva dalla varietà con cui viene prodotto, appunto il Moscato Rosa. Forte perché è un vino fortificato. In pratica si rifà a vecchie tradizioni di vinificazione. Veniva trasportato per lunghi tragitti, quindi veniva arricchito di alcol. In questo caso noi aggiungiamo dell'acquavite di vino che produciamo noi direttamente nella nostra distilleria e che affiniamo in botti di legno per almeno 8 anni. Noi praticamente facciamo la vendemmia, mettiamo tutta l'uva in cassette, la facciamo appassire, poi la portiamo in cantina, dopo averla raffreddata in modo che la fermentazione parta lentamente, facciamo fermentare l'uva. Quando arriva a 4-5 gradi di alcol, fermiamo la fermentazione con l'aggiunta appunto di questa acquavite. Fermita la fermentazione, mettiamo il vino nelle barrique dove è stato affinato l'acquavite. Lo lasciamo un anno affinché l'alcol si amalgami molto bene con lo zucchero, dopodiché imbottigliamo e lasciamo affinare in bottiglia per qualche mese il vino. A questo punto è pronto per la degustazione. La degustazione di questo vino di colore rosso intenso, con dei riflessi violacei tendenti al granato, profumo che si rifà alla rosa, tipico della varietà, con note speziate, arricchite anche da note del legno, chiaramente. Il gusto è un prodotto
svellutato, caldo, con queste note lunghe e persistenti, riesce a dare dei piaceri immensi. Abbinato poi a del cioccolato è un partner fantastico. Se poi lo aggiungiamo a qualche macedonia o a qualche gelato, riesce a arricchire il tutto. Non dimentichiamo, bel divano, un'anima gemella, un abbraccio forte, shakeriamo il tutto e diventa tutto indimenticabile. Buona giornata a tutti. E si conclude qui anche per quest'anno il nostro viaggio all'interno di Acome Alpi. Ringrazio i nostri ricercatori, tecnici, docenti e studenti che hanno collaborato nelle interviste alla scoperta delle tante attività, dei tanti progetti che conduce questo istituto. Grazie ai nostri esperti per le rubriche tecniche e a Germano Wolf per la produzione esecutiva. Ed ora vi lascio con queste bellissime immagini che riprendono il coro Kroz Corona, girate proprio nella sede della Fondazione Mach, l'antico monastero agostiniano, diretto dal maestro Giovanni Mariotti. Un canto che chiude la rassegna corale promossa dalla Federazione Cori del Trentino dal titolo Ripartiamo in coro. Arrivederci e grazie a tutti per l'attenzione. Vito da vergogna, l'erba in ghiaccio, si tramuti, tu ricopri.